Il Politeama di Como è diventato l'ennesimo rifugio per i senza tetto in una città in cui non si contano gli edifici dismessi, abbandonati, utilizzati dai senza fissa dimora per dormire e trovare un riparo. Utilizzato inoltre come nascondiglio di oggetti rubati e base di balordi e malviventi. L'ultimo episodio di cronaca ha riacceso i riflettori sull'immobile di Piazza Cacciatori delle Alpi, chiuso da 19 anni. Nei giorni scorsi all'interno dello stabile è scoppiata una violenta lite tra senza tetto. Un uomo, un immigrato marocchino irregolare in Italia, è stato colpito e ferito alla testa. È stato soccorso e portato al Sant'Anna per accertamenti e fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Una situazione anche di grave rischio per la sicurezza a causa delle condizioni precarie degli spazi dell'immobile. Dobbiamo chiudere tutti gli accessi alla struttura in maniera definitiva e rinforzare quelli presenti, ha detto il sindaco di Como Alessandro Rapinese. Nei mesi scorsi gli agenti della polizia locale erano intervenuti posizionando pannelli e varchi d'ingresso per impedire nuovi accessi all'interno dell'ex cineteatro. Le protezioni, pannelli di legno e reti, hanno però vita breve perché in poco tempo vengono danneggiate. E intanto resta l'incertezza legata al futuro dell'immobile, da febbraio dello scorso anno interamente di proprietà del comune di Como. Nei giorni scorsi era stato ancora una volta il sindaco Rapinese a spiegare: occorre ripartire dalle sponsorizzazioni, non voglio soldi per le urbanizzazioni ma chiedo in cambio opere. Mi piacerebbe, aveva aggiunto, che i ponteggi dove saranno affisse le pubblicità possano essere utilizzati in contemporanea per i primi interventi di messa in sicurezza del Politeama.